Come affittare un appartamento? Sì, perché potrebbe essere una risposta banale, ma in realtà non lo è, perché la locazione di un appartamento, come quella di una casa, nascondono delle insidie. Prima però di dare risposta a come affittare un appartamento, fiato alle trombe. Bene, 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 bene. Allora, come affittare un appartamento? So che tu starai pensando, ma Miki, ma affittare un appartamento o affittare una casa è la stessa cosa? No, in realtà, perché bisogna fare due distinzioni molto precise e ora ti spiego esattamente qual è la differenza. Preparati. Allora, la locazione di un appartamento prevede l'attenzione particolare del proprietario nei confronti della scelta dell'inquilino. Sì, perché l'inquilino che metterai all'interno dell'appartamento è una persona, ha un profilo. L'inquilino che metterai all'interno invece di una casa deve avere un altro profilo. Ora tu dirai, ma Michi, ma quando io ho un contratto fatto bene, quando ho guardato busta paga, quando ho verificato che l'inquilino sia giusto, sono a posto, so che pagherà perché bla bla bla. Non è così, mi dispiace. Allora, la locazione, facciamo delle premesse perché altrimenti non sono Michi Martinazzi. Facciamo delle premesse che ti aiuteranno a comprendere un po' più da vicino quali sono le scelte corrette. La locazione, e questo l'ho imparato negli oltre 24 anni, la locazione prevede che sono diversi tasselli che vanno a coincidere l'uno con l'altro. Non è solo l'aspetto contrattuale, solo l'aspetto dell'inquilino, solo l'aspetto così di un contratto. Ci sono tante cose che vanno viste, e se messe insieme correttamente creeranno una locazione eccellente, ok? Quindi l'inquilino che metterai all'interno della tua casa è un tassello, è una parte di una locazione fatta per bene. Poi c'è l'aspetto della fiscalità, se cedolare secca o non cedolare secca. Alcuni dicono che cedolare secca è quella giusta, non è assolutamente detto perché i locatori potrebbero perdere parte dei benefici, oppure magari la scelta contrattuale, uno lì per lì in quel momento senza pensarci molto dice ah, vabbè faccio un contratto a lungo termine, poi il proprietario in verità si accorge che ha bisogno della casa o la deve vendere o sono cambiate le esigenze, quindi non sa come recedere. Un'altra forma potrebbe essere Michi, ma mi basta un deposito cauzionale di 3, 4, 5, 6 mesi. Vabbè, anche qui dovremmo discutere per questo aspetto, ma non è detto che sia quella giusta, perché la fiduzione l'inquilino potrebbe non rinnovartela, perché la fiduzione le banche oggi non lo fanno più di lunga durata come anni fa. Io mi ricordo che le banche la facevano di durata di anni 4 più eventuale proroga, ma non lo fanno più, quindi l'inquilino potrebbe non darti più la fiduzione in mano e tu ti trovi con un pezzo di carta che non vale niente. Ci sono altre forme di garanzie che sul mercato però non si conoscono e non vengono applicate perché la maggior parte della gente conosce quelle due o tre forme di garanzia e si accontenta. In realtà ce ne sono delle altre, ma questo è un altro argomento. Quindi la locazione, il profilo di una locazione quando affitti un appartamento deve essere pensata perché la persona che metterai all'interno dell'appartamento nel condominio, se è un condominio, deve avere un tipo di profilo. Perché? Perché se è un maleducato che crea zizzania all'interno del condominio, che cosa accade? Accade che gli altri condomini si risentiranno e potrebbero chiamarti a casa. Potrebbero riempirti delle telefonate, mandarti delle lettere, scrivere all'amministratore che l'amministratore ti scrive a sua volta. Potrebbe sbagliare. Ah, ho una cosa importantissima che se mi ricordo te la dico in merito all'amministratore. Allora, e quindi potrebbe magari l'inquilino sbattere la tovaglia sopra o in realtà nella testa dell'inquilino dell'altro inquilino di sotto, dell'altro condomino di sotto. Potrebbe fumare le sigarette e buttarle nel giardino. Potrebbe lasciare le biciclette, ho visto anche le biciclette nei landroni condominiali che non si può. E quindi potrebbe veramente creare disequilibrio all'interno del condominio e a te, che magari pensavi solo all'aspetto economico di incassare i tuoi 1000, 1500, 2000 euro, in realtà ti trovi con delle beghe, ti trovi con una class action da parte di altri condomini che magari ti fanno causa perché questo inquilino ascolta la musica dalle 11 e mezza in poi di sera. Tu dici, ma cosa c'entro? In realtà minano la tua tranquillità mentale, quindi la scelta anche dell'inquilino va fatta
proprio in considerazione di dove si trova l'appartamento. È chiaro che se il condominio è tutto un bel casino, alla fine a te non te ne frega niente. Però è importante, soprattutto per quei locatori che lavorano con me da oltre 20 anni, per loro è importante la tranquillità mentale, di non avere noie, di non trovarsi con spese condominiali insolute. Ecco il segretino che adesso te lo dico. Ma te, no, anzi te lo dico dopo, prima ti racconto la differenza fra la locazione di una casa indipendente o semidipendente o con giardino. Quindi attenzione a chi mettete in casa, queste sono le cose importanti. Poi l'aspetto contrattuale è altrettanto molto importante, l'aspetto fiscale è molto molto importante. Come viene messa insieme la locazione è altrettanto importante, ma io fossi in te darei un occhio di riguardo proprio alla scelta dell'inquilino e al profilo della persona che metterà in casa, perché si capirà molto e determinerà la buona riuscita della tua locazione. Altra differenza è affittare una casa a una casa indipendente, perché la persona che metti nella tua casa potrebbe non avere il tempo, la voglia e i soldi per curarla. Magari c'è il cancello elettrico che ogni tanto si imballa e ha bisogno di essere sistemato e lui se ne frega. Magari la ghiaia del violetto va tutta in strada e lui non la raccoglie, chi se ne frega. Magari le grondaie della casa si riempiono di foglie e l'inquilino dice ma chi se ne frega, e altro problema. La manutenzione, il taglio della siepe, il taglio dell'erba, la manutenzione degli infissi, delle zanzariere, insomma in un condominio magari ci pensa l'amministratore o la gestione è completamente diversa. Invece in una casa indipendente il condominio potrebbe, scusatemi, sono emozionato, l'inquilino potrebbe non avere il tempo ma neanche i soldi per star dietro alla casa. Se è una villa, per esempio, quando affitto le ville, si prevede un contratto a parte dove l'inquilino paga l'aspetto del giardiniere, della manutenzione, della cura del verde. Richiede un'attenzione specifica in questa cosa qui, non è un contratto butto giù due righe e faccio e sono tranquillo, non è assolutamente questo. Quindi i profili sono completamente diversi, così come anche magari la scelta di un inquilino che sta per poco tempo deve avere un profilo particolare, e in quello che ti racconta ti deve dire certe cose giuste. Tu devi sapere che cosa ti sta dicendo e come te lo sta dicendo per capire se è il tipo di persona. Dovremmo stare qui altre 20 ore. Quindi è molto molto importante, quando i locatori vengono da me a farsi redigere il contratto di locazione, dedico 2, 3, 4 ore anche all'approfondimento della propria situazione. Perché? Perché non è così scontato. Anche la scelta della cedolare secca, c'è magari chi ha acquistato l'appartamento da poco, lo vuole affittare come prima casa, ma non vuole pagarci troppe tasse, non sa se metterci la residenza, se ce la deve mettere, se ci sono più eredi, la scelta di più eredi nella cedolare secca. Potrei stare qui veramente delle ore a parlare dell'attenzione che una locazione merita. Quindi non fate le cose, non datele per scontate, ponete l'attenzione indispensabile proprio a garantirvi la serenità e la tranquillità mentale. Quindi gli step sono veramente tantissimi e le persone, quando non mi conoscono e vengono in consulenza con me e si fanno redigere il proprio contratto di locazione, rimangono ammaliati. Michele, ma sei così preciso? Sono così preciso e attento e non lascio nulla al caso, perché oggi è una situazione, ti trovi in una situazione, domani, dopodomani, fra 2 anni, 3 anni, la tua situazione potrebbe essere cambiata. Quindi con gli occhi bisogna guardare oltre, quindi bisogna vedere anche oltre e prevedere quello a cui tu non hai pensato. Quindi le persone non ci pensano, dicono ma io non lo so. Non lo sai perché non hai l'esperienza. Se tornassi indietro e penso a tutte le cose, ma anche agli errori che ho fatto e alle cose che ho visto con i miei occhi, ora potrei veramente stare qui dei mesi a raccontarti tutte le probabilità di una locazione. È chiaro che sono tantissime, è impossibile a prevederle tutte, però nel momento in cui le svisceri e vai ad analizzarle quasi tutte o la maggior parte, è difficile poi trovarsi nelle beghe, e questo è molto importante. Tornando all'aspetto dell'amministratore, una cosa che non dice nessuno e te la dico io piano piano. Che cosa riguarda? Riguarda il fatto che tu, proprietario, ti vedi recapitare a casa una lettera dell'amministratore a distanza di anni dove ti dice che l'inquilino non sta pagando le spese condominiali. E tu dici, ah, ma
Come è successo? È successo che gli amministratori molto spesso non hanno né il tempo, né sono oberati di lavoro, hanno mille cose, mille problematiche a cui pensare e magari non hanno, si sono dimenticati di inviare la lettera di sollecito al proprietario informandolo che ci sono le spese condominiali da pagare. Quindi il proprietario si trova una lettera e dice: oh mio Dio, che cosa succede? Quindi hai anche questa responsabilità. Quindi come responsabilità del proprietario, un occhio di riguardo nei confronti dell'amministratore per capire se il tuo inquilino sarà ligio nel pagamento delle spese condominiali. Anche questo è molto importante. Potremmo star qui veramente delle ore, degli interi giorni a parlarne di questi dettagli. In realtà c'è un programma che io ho preparato per i proprietari, che è una scuola che ha quasi 30 ore di durata all'interno di Affitta con Furbizia, il video percorso che ho pensato per loro, e lì vado a spiegare veramente, veramente da vicino tutti gli aspetti della locazione. Quindi attenzione a chi metti in casa, fatti le domande giuste, cerca la persona corretta, se non sai come fare affidati a un professionista, a un esperto, a uno specialista capace di affiancarti e darti quei consigli che in una locazione veramente faranno la differenza. Se credi che questo video ti sia stato d'aiuto, iscriviti al canale, così creiamo un rapporto win-win. Clicca sul link in descrizione. Io sono Michi Martinazzi, esperto. Ci proviamo, ce la mettiamo tutta. Mi sento ancora un ragazzino con tantissime cose da imparare e non si finisce mai di imparare. E da questa ventosa giornata cesenate è tutto. Da Michi Martinazzi anche, a presto.